Ciao, ciao a tutte, io sono Nadia e lavoro a maglia. Questo è il mio canale, appunto, dove gli argomenti che si toccano sono sempre relativi al lavoro a maglia, lavoro all'uncinetto, passi di danza e tanto altro ancora. Ma oggi sono qui ancora per presentarvi. Come di consueto accade al termine di ogni call organizzato dal gruppo Le Teste, il mood del gruppo stesso. Quindi vi presento tutte le realizzazioni o quasi delle nostre partecipanti al call. Si tratta di Ruscello Incantato, io lo indosso in questa versione. Ciao a tutte, sono Federica di Wool Crossing e oggi, grazie all'invito di Nadia e Vicky del gruppo Le Tester, sono ospite del gruppo per diciamo, mandarvi la mia clip di Ruscello Incantato del CAL che abbiamo avviato insieme il 1° di marzo in una dei mercoledì sera nella stanza Facebook delle Tester e dedicato a un mio design, appunto Ruscello Incantato. Ringrazio anche tantissimo tutte le partecipanti, siete state in tante e mi ha fatto molto piacere e sono stata molto molto felice di vedere tutti i vostri lavori terminati, in corso d'opera e poi terminati. E avete scelto tutti dei bellissimi filati e mi sono piaciute le vostre interpretazioni, tra cui anche delle versioni più estive con la mezza manica, quindi proprio bello, sempre bello per una designer vedere interpretato il proprio design a seconda dei gusti e delle esigenze della persona. E quindi grazie, grazie a tutte. Vi parlo un attimo ve l'ho raccontato, però ho piacere di raccontarvi di nuovo il design. Si tratta di un design che ho disegnato nel 2015, quando ho introdotto in negozio il filato Brooklyn Tweed Loft. Infatti la versione originale che indosso è con la Loft, la versione che vedete nel manichino è un'altra versione di un altro colore, il colore Hayloft. Sono tutte eseguite con la Loft e si tratta di una maglia top down con una spalla contiguous, quindi che presenta dei ferri accorciati nella lavorazione, come vedete qui. Io adesso l'ho riavviato insieme a voi con il filato Fonti Mongolia 3. E quello che succede con le spalle è che prima si formano delle alette che vestono la parte superiore della spalla e poi si procede ancora separati senza chiudere in tondo per creare la scollatura, dopodiché si chiude in tondo e si continua a eseguire la spalla con il legaccio. E una volta poi messe in sospeso le maglie delle maniche, si riprende a lavorare in tondo e la particolarità, quello da cui diciamo, ho pensato il nome Ruscello Incantato, è questa sorta di ruscello di flusso che ho nella mia ispirazione, che da una parte più stretta pian piano si allarga e viene verso il davanti e il dietro, in modo da diciamo creare una silhouette in cui viene messo in evidenza il punto vita. Quindi non ci sono sancrature, è tutto realizzato lavorando le maglie che avete sui ferri, ma questo stratagemma, diciamo, fa sì che sembra evidenziare un pochettino il punto vita. Grazie ancora davvero, un particolare un brave alle principianti perché non è una maglia diciamo da principiante, nel senso che mostra un po' più di lavoro un po' più complesso sulla spalla per seguire i ferri accorciati e gli aumenti. Quindi siete state bravissime e spero presto di poter essere di nuovo con voi per un altro call. Intanto happy knitting e a presto! Ciao, grazie mille a Nadia e Vicky. Ciao, ciao. Ciao Vicky, ciao Federica,
Questa è la mia mini clip dedicata a Ruscello Incantato. Questa è la mia seconda versione, realizzata con un filato di Lolocrea, nello specifico Sweetie abbinato a soffio, una cake di soffio in gradient sfumata, come si può vedere. Questo è il mio capo finito. Io l'ho fatto con la manica tre quarti. E che dire, questo gruppo mi ha dato e mi ha donato veramente tante tante soddisfazioni. Sono stata felicissima di aver contribuito alla realizzazione di tutte le partecipanti del proprio progetto, e mi auspico di averle ancora nei miei gruppi, sempre sempre numerosissime. E vi rimando al CAL che avrà inizio a maggio e giugno, e questa è la mia clip. Ma ciao, sono Rossella e vi presento la mia maglia Ruscello Incantato. È un modello di Federica Giudice e l'abbiamo fatto nel CAL con le tester Nadia e Vicky, bravissime. E la particolarità di questa maglia è un modello sulle spalle contigus, allegaccio fino diciamo a qui, alla, diciamo al sottomanica, e poi maglia rasata davanti, dietro, ma la particolarità è sui lati, che viene ripreso il punto legaccio come sulle spalle, che si apre in un triangolo e rimane così. A me è piaciuto tantissimo e per me è stata una cosa nuova questa tecnica di contigus sulle spalle, che non avevo mai fatto, e diciamo che ci sono riuscita, mi è venuto bene. E ringrazio per il supporto Nadia e Vicky, sempre gentilissime nell'aiutare. E una clip super particolare per il CAL delle tester, che ringraziamo tutte insieme a Bull Crossing. Partiamo da Mavi, che ci sfoggia il suo ruscello incantato. Cosa ci racconti, Mavi? Vi racconto che l'ho fatto in blu, e le mie amiche mi hanno regalato una bellissima collana in tinta che sta molto bene. Devo molto ancora finire una manica, ma la farò a breve, e modificare un po' il collo, che va chiuso un pochino di più, perché così migliora la flessibilità della spalla, come mi ha insegnato la mia super maestra Federica. Passo la parola alle mie compagne. Ecco lì, c'è Manu, faccio una ripresina così e poi torno da te. Ho fatto il linen della Rowan, manica corta, perché volevo indossarlo d'estate, perché di là non farlo. E niente, ho fatto solo un po' di ferro diritto, non mi ricordo quanto, ma va bene. Sì. E poi ho fatto il bordo e basta. Bello. La maglia sotto la tengo perché fa molto freddo. Sì, qua dentro così. Bellissimo, questo colore naturale molto luminoso. Sì. Bello, bello, brava. Grazie. Brava. E poi c'è la nostra Valeria. Aspetta che faccio anche qua una ripresa un po'. Che ha proprio finito gli ultimi ferri. Ho finito questa sera, sì, giusto per fare questa videoclip. Una manica finita, come potete notare, con tutte le clip per contare, con il piercing, e una da finire. Anche il collo è da riprendere, però direi che a maniche finite, quasi finite, il tra virgolette difetto sulla manica non si vede. No, non si vede. Poi con la ripresa del collo ancora meglio. Bene. L'ho fatto con il filato Sesia Bonbon, da mezza stagione, diciamo. Molto bello, grazie, grazie. Ti sta molto bene. Grazie. 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 Ciao. Ciao, io sono Gloria e questo è il mio ruscello incantato, modello di Federica Giudice.
Sono stata felicissima di averlo realizzato, ho imparato una tecnica nuova per eseguire le spalle. Che dire, sono soddisfattissima! E questo è il mio ruscello. Ciao! Ciao a tutti, io sono Clara e questo è il mio ruscello incantato fatto all'interno di un CAL del gruppo delle tester, il modello di Federica Giudice. L'ho fatto in taglia media con un filato della Polo Nord color di sete cashmere, color spezia, e un filo di soffio della Lollocrea color cannella. Ho usato i ferri del 4 e ho usato più o meno 1000 metri di entrambi i filati. Comunque tutti i dettagli sono all'interno della scheda Ravelry che ho già caricato, anche le foto del modello intero. E mi sono divertita a farlo, soprattutto per il modello della spalla che non avevo mai fatto prima. Vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutte le mie amiche del gruppo Tester. E vi volevo far vedere il mio ruscello incantato, un progetto veramente versatile e bello di Federica Giudice, col supporto di Vicky Aquilino e di Nadia Buc. È un progetto che io ho rispettato nelle sue disposizioni, ma ho solamente fatto una modifica qua sui fianchi, dove ho fatto qualche aumento perché a me piacciono un pochettino più affiancati e sfasati. Grazie a tutte per il supporto, è stata una bellissima esperienza, speriamo di ripeterla presto tutte insieme. Ciao ciao! Mi chiamo Marta e oggi vi voglio parlare di questo maglioncino che ho eseguito in un CAL nel gruppo delle tester che trovate su Facebook. Il maglioncino è il ruscello incantato di Federica Knitz che trovate su Ravelry. È una maglia top down molto particolare perché per modellare lo scollo e tutto si sono ferri accorciati che io non avevo mai eseguito in questa maniera. Ci sono riuscita, non è spiegato molto bene, non è difficile. Il filato che ho usato è un filato di Lollocrea ed è questo, ed è Matisse, che è 50% seta, 50% merino strafine. Sono 370 metri e 100 grammi. Per fare il maglioncino mi sono serviti solo 280 grammi. Adesso vi mostro il maglione per intero. Ed è così. Ci sono punto legaccio, maglia rasata, anche di qua stesso motivo, sulle spalle. Molto molto carino. Che dire, è stato un CAL divertente e adesso aspetto il prossimo. Ciao! Ciao ragazze, buon pomeriggio. Sono in questo bellissimo posto della Pedemontana che volevo approfittare per farvi vedere e presentarvi il mio ruscello incantato. Cian! L'aria me lo fa girare, no? Ecco, fermo lì che devi uscire nel video. Bene. Io sono Patrizia, che non l'avevo detto, alcune mi conoscono come Farfilò, e volevo ringraziare sia Vicky che Nadia per la grande disponibilità che hanno avuto per organizzare questo CAL. E Nadia ha fatto un sacco di tutorial per aiutarci in tutto momento, così che grazie mille, e vi faccio vedere la mia versione. Io le ho fatto un piccolo contrasto, un piccolo colore in contrasto, due giri qua e due giri qui. E dopo un altro particolare che ho fatto è la manichetta, che questo non è stato pianificato prima, soltanto che a un certo punto si vede che mi sono distratta e al posto di fare tutto il legaccio, in un certo momento ho fatto e maglia rasata. A questo punto l'ho fatto diventare una sequenza, no? De maglia rasata e legaccio, che mi piaceva,
altrimenti lo avrei disfatto e lo avrei fatto tutto legaccio, però no, non mi è sembrato un sbaglio, mi è sembrato un sbaglio positivo, così che ho fatto soltanto questo cambiamento al modello di Federica, il resto no, il resto è questi due giri di incolore, questo e le manichette. Vi ringrazio per la condivisione e niente, ci vediamo a un prossimo call. Ciao! Sono Lorella e questo è il mio ruscello incantato, progetto di Federica Giudice, realizzato nel gruppo Le Tester, capitanato da Nadia e Ricky, come sapete. È stato un piacere e filato Matisse. Grazie. Ciao Nadia, ciao a tutti, io sono Vicky Acudino e sono qui per presentarvi il mio ruscello incantato. È una maglia che a me è piaciuta tantissimo realizzarla, il design, come già saprete, è di Federica Giudice. Io l'ho realizzato con il botto di Lollocrea nel colore amaranto, ho soltanto apportato due piccole modifiche. Una è quella di aver creato dietro, dopo aver costruito la prima spalla, dei ferri accorciati affinché appunto, qua si vede meglio, si sollevasse la parte posteriore della maglia. E poi successivamente ho aumentato nella costruzione raglan anche all'interno della manica qualche maglia, proprio per dare maggiore ampiezza, ma semplicemente per una questione mia di comodità personale. È un progetto che mi è piaciuto tantissimo, l'ho realizzato con molto piacere e adesso aspettiamo il prossimo call. Ciao! Incantato, con i fili ancora da mettere a posto, appena asciugato, è stato un lavoro molto bello, è molto interessante, ringrazio tutto il gruppo per il supporto. Thank you.
Salve a tutte, questo è il mio ruscello incantato di Federica, di Wool Crossing, è realizzato con il filato Matisse di Lollo Crea. È stato divertentissimo realizzarlo, mi è piaciuto, lo rifarò perché in lana, lo rifarò sicuramente per l'inverno. Mi piace, questo è stato un bel lavoro, grazie. Ciao, questo è il mio ruscello incantato. Non è ancora finito, mi manca mezza manica destra e un quarto di manica sinistra. L'ho realizzato con un filato vintage 80 mohair 20 seta e un filo di mohair soffio, per la maggior parte soffio di Lollo Crea, poi me ne mancava veramente poco e allora ho utilizzato del mohair che avevo a disposizione a casa per finirlo. Appena sarà finito farò una foto e la pubblicherò sul gruppo delle tester. Grazie a tutti per avermi aiutato e al prossimo call di questo gruppo fantastico. Ciao, buona giornata. Rieccoci qua. Prima di salutarvi, oggi voglio ricordarvi che siamo in partenza con il nuovissimo CAL primavera estate. È un CAL che partirà da stasera, quindi da oggi verrà inaugurata la prima stanza in gruppo Facebook capitanata da me e da Vicky Aquilino, con ospite specialissimo la nostra madrina Giuseppina Flamini, che è appunto la designer della nostro CAL inattivo, che è lui, anzi è lei, perché è una t-shirt estiva. Si tratta appunto di una maglietta realizzata qualche anno fa e disponibile su Ravelry. Lei si chiama Rarefatta, questo è il progetto che noi abbiamo scelto per il CAL appunto estivo, e questa sera avrà inizio, quindi invito tutte quelle che vogliono partecipare al CAL di procurarsi su Ravelry il pattern, di far avere, se eventualmente dovessero richiedere, l'adesione al gruppo e quindi essere supportate e coadiuvate sempre dalla sottoscritta e da Vicky Aquilino, di iscriversi al gruppo dedicato CAL Rarefatta, gruppo Facebook, così lavoreremo insieme ad una bellissima maglietta. Il mio filato scelto per l'occasione è il Rebel. Il Rebel è 60% cotone e 40% seta, ma io stavo aspettando il Linus, sempre di Lollo Crea, che però è partito ieri, quindi arriverà domani in giornata, spero. Ma comincerò a farla innanzitutto con questo filatino qui, che mi piace molto. Io ho già preparato il mio mini campione, eccolo qui, controluce, eccolo qua, è un campioncino lavorato a maglia rasata e mi piace molto, mi piace la resa, mi piace la texture, è un filato morbido per una maglietta estiva, direi che è l'ideale. Bene, prossimamente ci aggiorneremo anche con il CAL di Giuseppina Flamini. Qua sotto in descrizione vi manderò a tutti i link nello specifico, ma un'anteprima, voglio farvi vedere
un test a cui ho lavorato, è lui. Si tratta di uno scialle di Vicky Aquilino, si chiama Fenicottero. È uno scialle molto molto bello, lavorato con diverse tecniche di lavorazione, tra cui il punto brioche, il maglia legaccio con ferri accorciati, punto pizzo, double knitting che viene lavorato, viene evidenziato in questi rombi, e tante tante tecniche, rifinito all'uncinetto. Lui si chiama Fenicottero, è già fruibile, ma tenetevi pronte perché probabilmente in autunno ci sarà una bella sorpresa relativa a Fenicottero. Io vi saluto, vi rimando al CAL di stasera e non abbiate timore di iscrivervi se volete lavorare con noi, e alla prossima, ciao ciao!